Vediamo dunque come, attraverso la ricerca rapida, posso trovare velocemente un articolo sull'argomento di mio interesse. Posso usare questa funzione soprattutto se voglio trovare articoli elettronici, che quindi posso leggere subito dal mio PC, in inglese. Ecco qui la maschera di ricerca della ricerca rapida. Vediamo come fare una ricerca semplice. Per prima cosa scelgo la materia in cui voglio effettuare la mia ricerca, quindi nel nostro caso medicina. In questo modo, in una volta sola, io cercherò di più banche dati scelte dai bibliotecari tra le più importanti delle diverse discipline. Quindi, in questo caso, la mia ricerca verrà ripetuta in una sola volta in SINAL, in Mental Measurement Yearbook, Psych Articles, PsychInfo, Scopus e PubMed. Quindi seleziono Medicina e metto nella maschera di ricerca semplice le parole chiave. Attenzione, quasi tutte le risorse elettroniche della biblioteca, ma in generale le risorse elettroniche, le banche dati, i journal, quasi tutti sono in inglese. Una piccola percentuale è in italiano. Quindi, visto che quasi tutto è in inglese, è bene che anche le mie parole chiave siano tradotte in questa lingua. Quindi, se io voglio fare una ricerca sui sintomi del diabete, quello che devo scrivere è symptoms diabetes. Così. E lanciare la ricerca. In questa maniera, vedete, io ho scritto una sola volta le parole chiave, ma MetaBib le sta cercando in ognuna di queste banche dati e per ognuna mi dice quanti record, ovvero quanti documenti tra articoli, atti di convegno o altro, ha trovato su ciascuna. In Mental Measurement Yearbook non è adatta a questo argomento, infatti non ha trovato nessun risultato. Il passaggio successivo è visualizzare i risultati. Ovvero andare su un'altra pagina dove tutti questi record sono riuniti e messi in ordine di rilevanza. Se voglio posso anche cambiare il criterio e vederli messi in ordine alfabetico per titolo, autore, anno oppure banca dati. Però quello più comodo probabilmente è il criterio di rilevanza, che trovo anche qui nel rank. Questa stanghettina in verde mi indica quanto è rilevante secondo MetaBib. Attenzione, per velocità, dei 325.000 e passa risultati che ha trovato in tutte le banche dati, non li ha visualizzati tutti, ma ha preso soltanto i primi 99, divisi un pochettino, da ciascuna banca dati, in modo da fare più in fretta, appunto. Se voglio avere una base di analisi più ampia, posso recuperare altri risultati e mi arrivano altri 20 risultati da ogni banca dati fino ad arrivare a 149. Se tra questi nuovi risultati trovo qualcosa di interessante, mi avvisa con questa icona new. Vuol dire che con tra i primi 99 questi articoli non c'erano, adesso sì, e sono arrivati tra i primi 10. Posso fare questa operazione un po' di volte, dopodiché mi accorgerò che man mano che vado avanti saranno sempre meno i risultati interessanti che entrano in classifica, un po' come quando faccio una ricerca su Google e le cose più interessanti sono nelle prime pagine, poi man mano diventano sempre meno rilevanti. Quando sono soddisfatta, mi fermo e guardo un po' che cosa ho. Qui appunto ho 199 articoli, documenti in generale, tutti sui sintomi del diabete,
E nel primo campo ho l'autore che li ha scritti. Nel secondo invece ho il titolo e un pezzettino di abstract, di riassunto, per cominciare a capire se mi può interessare o meno. Se non sono soddisfatta dei risultati che ho ottenuto, posso anche affinare la ricerca, posso renderla più specifica. Ad esempio, in questo caso ho messo le mie parole chiave tra virgolette in modo da cercare proprio quelle due parole e una accanto all'altra. A questo punto, se trovo qualcosa di interessante, posso analizzarlo meglio. Ad esempio, questo comparison of 7-day and repeated 24-hour recall of type 2 diabetes. Ci clicco sopra e posso vedere la scheda per intero, quindi soprattutto l'abstract intero per capire se davvero mi interessa, da dove è stato tratto, il titolo dell'articolo, l'autore e i coautori, da quale banca dati è stata tratta, in questo caso PsycINFO. La lista dei soggetti. I soggetti sono le parole scelte da chi ha schedato l'articolo per descrivere esattamente di che cosa parla. E qui vedo che sia symptoms che diabetes fanno parte dei soggetti utilizzati, quindi ciò mi rassicura sulla pertinenza dell'articolo.